per vedere a che cosa assisterete. Forse in parte alcuni lo sanno già, ma questo è il laboratorio teatrale del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, che è il dipartimento e il corso di laurea che frequentano tutti gli attori e tutti gli studenti che state per vedere in scena in questo momento. Questo non è un laboratorio qualunque, nel senso che è un laboratorio pensato molti anni fa su un'ipotesi molto, molto banale apparentemente, ma molto potente. Nel senso, l'ipotesi è che non si può fare un mestiere come quello dell'educare, dell'istruire, dell'insegnare o del formare se non si è anche consapevoli della propria presenza, presenza in tutti i sensi, la presenza non solamente corporea ma del modo in cui si sta nelle situazioni relazionali e del modo in cui si concepisce, si esperisce, si è anche consapevoli del rapporto con gli altri corpi, con lo spazio che si occupa insieme e con le cose che avvengono in questo spazio. Quindi la performance teatrale alla quale state per assistere è il frutto di un lavoro che è centrato su un percorso formativo, quindi non è un percorso che vuole formare attori e neanche registi, perché in questo caso non c'è un regista. Io e Cristina Negro, qui alla mia destra, che è una danzatrice, coreografa e che si occupa della parte psicocorporea, adesso dirà due parole lei su questo, non abbiamo una funzione registica per questo gruppo. È il gruppo stesso che assume questa funzione e che fa delle scelte in funzione di quello che avviene durante il processo. Questo è importante per noi perché tutto ciò che voi vedrete da questo momento in poi sarà stato ideato, pensato, progettato e realizzato dal gruppo che lo sta per mettere in scena. Tutte le cose che vedete sono frutto di questo gruppo e delle scelte che questo gruppo ha fatto anche, come dire, condividendo il processo che ha attraversato. Un'altra cosa vi chiedo subito di farlo, però di spegnere i cellulari, non solamente, come dire, in modo formale, ma proprio di azzittirli, magari qualcuno si è dimenticato. Naturalmente potete fare fotografie, basta che non siano troppo invasive con i flash, perché richiede la concentrazione. Diciamo, come dire, all'onore della realtà, che lo spettacolo sarebbe stato fuori, ma come vedete sta per ricominciare a piovere, quindi abbiamo scelto alla fine, come dire, di cautelare voi. I ragazzi volevano farlo comunque fuori, anche sotto l'acquazzone, però poteva essere anche antipatico per uno che magari non si era fatto un'altra idea dello spettacolo. Vuoi dire qualcosa? Volevo dire che il gruppo è formato da 25 studenti e che abbiamo lavorato partendo dal testo di Shakespeare dell'Amleto. Il testo è stato letto più volte, è stato tagliato dai ragazzi. I ragazzi stessi si sono occupati del taglio del testo, si sono occupati di scegliere il loro personaggio, di dare vita, presenza, voce e corpo al loro personaggio. È stato fatto un lavoro molto, molto sul gruppo, perché 25, voi capite, è un gruppo esteso, quindi c'è stato un grande momento iniziale di conoscenza anche dei ragazzi che tra loro non si conoscevano, e un grande lavoro sulla presenza, sulla consapevolezza del loro corpo, sulla consapevolezza dell'emissione della voce, sulla coscienza dello spazio, dello stare insieme in uno spazio, della scelta rispetto al loro personaggio di che corpo dargli e che voce dargli. I ragazzi hanno fatto un grande progresso, un grande processo in questo anno di laboratorio teatrale, sono molto emozionati e pensiamo anche voi, quindi accogliamoli con calore, con il cuore. Potete anche sedervi davanti. Anche qua davanti, perché dietro. Lo spettacolo non ha interruzioni, è un atto unico, dura circa 50 minuti, quindi tenete duro.